Tra gli appuntamenti di spicco di questa stagione teatrale, fatta a Pacas, l'Anieta il recital Beato a chi ti pudia, che celebra l'amore per questa terra attraverso la sua musica e le sue tradizioni. Protagonisti due pugliesi doc, Savino Zaba, conduttore, attore e volto di Rai 1, e la cantautrice Erika Mu, vincitrice del premio della critica nella sezione giovani a Sanremo 2012. Uno spettacolo che porta sulla scena il suo orgoglio di essere pugliese. Sì, io sono pugliese, doc, e lo dico con grande vanto, con grande entusiasmo, ed è per questo, insomma, dopo che mi sono allontanato dalla mia terra, dalla mia Puglia, ho scarabocchiato un libro che si chiama Beato a chi ti puglia, che poi è diventato uno spettacolo, che appunto, lo dico anche durante lo spettacolo, è l'omaggio, di un umile omaggio di un giovane migrante alla sua terra, un modo per riappropriarsi delle proprie origini, perché in realtà forse quando ero qui non la apprezzavo abbastanza. E ho cominciato a capirne i valori, le potenzialità, la bellezza di questo posto quando poi mi sono allontanato, quando sono andato a vivere fuori a Roma. E allora questo è un modo per riavvicinarmi, ecco. La Puglia è una terra di forti contraddizioni, da un lato ha le sue ricchezze, i suoi tesori, e dall'altro situazioni di forte criticità anche. Ma secondo lei non è proprio in questo che risiede quasi il suo fascino? È una terra di contraddizioni, di mille sfumature, di mille colori, di mille... siamo stati culturalmente anche invasi e colonizzati e vissuti da popoli diversi, quindi siamo anche diversi tra di noi, cioè da Foggia a Bari, a Brindisi, a Taranto, a Lecce, insomma, che cosa hanno, io dico anche durante lo spettacolo, in comune un foggiano e un salentino? In realtà sono completamente diversi. Ho trovato anche dei tratti comuni a tutti quanti i pugliesi, però insomma, è vero, è una terra dalle mille contraddizioni, è bella, la adoro, però ci sono moltissime cose su cui piangere più che altro. La forte tradizione musicale pugliese ha influenzato il tuo modo di fare musica e di scrivere? All'inizio pensavo proprio di no, perché comunque avendo cominciato quando ero un po' più adolescente di adesso, ovviamente un po' tendi a rifuggire tutte le cose che sono più legate alla tradizione, quindi ai tuoi genitori, quindi alla tua famiglia, quindi da dove vieni. Devo dire che invece negli ultimi anni ho scoperto quanto in realtà la tradizione mi avesse influenzata, sia quella più tradizionale, come insomma più legata proprio anche alla lingua diversa dall'italiano, ai vari dialetti e al modo più folk di fare una canzone, sia comunque ai grandissimi cantautori che la Puglia ha avuto, Modugno su tutti. Le esibizioni della danzatrice Francesca De Luca e della Beato Quartet Band completano uno spettacolo che vuole raggiungere i pugliesi sparsi nel mondo, risvegliando l'orgoglio di appartenere a una tra le regioni più belle d'Italia.